tuo schermo. Ciao Derek, come va? Tutto Benissimo, ciao, tutto bene? bene, tutto bene. Dai, sono Spero contento. bene tutti quanti, quelli che ci stanno seguendo da non so dove. No, sono un bel po', Derek, devo dire, stanno Davvero? entrando un po' di persone, quindi Mi stanno tremando già fortunatamente. le ginocchia. Non so se era il nome, l'argomento, e il fatto che Secondo me fosse giunto. l'argomento, se fosse Sì. stato solo per il nome, no. Ah, Saremmo solo io beh, e te. probabilmente sì, ci continuavamo a sentire su WhatsApp. Sì, E io ti lascio un attimino, esatto. magari, se vuoi farti appunto la tua presentazione con tranquillità. Ok, qui qua qualcuno, Stefano, dice grande Derek, quindi vuol dire che anche il nome aiuta. Bene, Derek, ti lascio un Ci attimo a proviamo. presentarti, quindi poi io mi riattivo di nuovo in webcam. Ricordo a tutti, massima libertà in questo webinar. Potete fare domande ad organizzatori, potete scrivere direttamente in chat e siamo a disposizione. Ogni commento, ogni suggerimento in questa discussione non è il valore aggiunto, ma è proprio la discussione vera. Quindi l'idea di Derek, che secondo me è stata veramente vincente, quella appunto di anche, abbiamo, ti ricordo, anche ripensato anche al titolo, Sì. perché secondo me il scenario della ristorazione è bello, non troppo soluzioni, ma scenari, quindi una discussione aperta. E ci vediamo tra poco. Ti lascio un attimino, magari, Derek, tranquillo. Se vuoi presentarti, io controllo un po' le impostazioni e poi ritorno da te. Vai a presentarmi, io ci metto poco, nel senso che dire, a parte, vabbè, era da un bel po' che non tenevo un webinar o che magari parlavo così in pubblico. Di fronte magari a tante persone. Beh, io vengo da un passato prettamente alberghiero, tanti anni di catena, per chi mi conosce lo sa. Soprattutto in Hilton, ecco, ho fatto più marchi Hilton e Waldorf Astoria in Italia, all'estero, quindi tra Molino Stucchi, Waldorf Astoria Cavalieri a Roma, un'apertura negli Emirati, poi sono tornato in Italia, poi sempre a Venezia, Molino Stucchi, dopodiché ho fatto Cristallo. Hotel Cristallo di Cortina per passare poi alla Torre HTM di Mestre nei primi anni, ecco. Dopodiché ho scelto di intraprendere un'altra strada più, ecco, passionale sulla su una cosa che a me piace molto, non solo bere, e intendo esattamente il vino, per cui, ecco, mi sono dedicato soprattutto a quello, facendo anche l'agente a Venezia, centro storico, insomma, anche in provincia. Molto sinteticamente, le mie esperienze quindi in albergo vanno sia dal ricevimento fino all'F&B, all'organizzazione eventi, eccetera, eccetera. Quindi quella dell'F&B è proprio una passione che dura da molto, ecco, tutto qua. Poi non so se Diego, che dici? Cominciamo a. Ma io direi di sì. Allora, mi dicono da remoto che purtroppo forse non c'è l'opzione chat, appunto per un discorso di privacy, e quindi scrivete tranquillamente ad organizzatori. Io direi, eventualmente possiamo fare una cosa molto più semplice. Magari se scrivete alla fine il vostro nome, io capisco che la volete rendere pubblica. Se non fate una domanda, un commento senza scritto il vostro nome alla fine, io capisco che rimane in privato e quindi leggerò solo la domanda. Scusate, ma stiamo imparando anche noi a utilizzare appunto questo strumento, però a me l'idea di far vedere tutti i partecipanti, questa è una cosa che non mi piace molto, quindi preferisco tenere così. Quindi eventualmente domanda con scritto fra parentesi Diego, io so che la leggo a tutti quanti, eventualmente domanda senza nulla rimane privata e io la leggo senza appunto nominare la persona, quindi direi ci siamo allora. Beh, sì, come diceva Diego, appunto l'idea era quella di instaurare una discussione aperta su quello che è la ristorazione in generale. Ovviamente entrambi lavoriamo su Venezia, principalmente che sappiamo benissimo qual è la situazione attuale, insomma, in questo tempo di pandemia, con tutte le punti vendita, chiamiamoli come vogliamo, chiusi a pubblico, e c'è anche una certa incertezza
sul come riaprire e quando riaprire. Però intanto spero si veda il mio schermo, confermami Diego. Allora, lo schermo, no, un attimino solo. No, lo schermo non lo vediamo, vediamo la webcam. Prova a vedere. Eccoci qua. Ci vediamo. Si Si vede, si vede? vede, si vede, si vede. Benissimo. Allora, beh, l'intenzione era intanto di fare un po' una panoramica, cioè uno status quo di quello che è la ristorazione away from home, cosiddetta away from home, quindi include non solo i punti vendita, appunto, bar, ristoranti e quant'altro, di tutte le categorie, ma anche appunto l'alberghiero. Quindi la situazione che è in Italia, aggiornata al 2019. E giusto per avere un'idea, insomma, di quello, di quanto vale il mercato, di quanto valgono le attività, insomma, di chi magari ci sta ascoltando. Esattamente nel 2019, come vedete, il mercato away from home, consumi food and beverage fuori casa nel 2019 vale 86 miliardi di euro, quindi non poco, e con una crescita negli ultimi 5 anni del 15%. Se ci fate caso, insomma, ho letto molte riviste, molte pubblicazioni che danno sempre il mercato, questa tipologia di consumi, appunto, fuori casa in crescita di anno in anno. Giusto per capire, insomma, qual era la tendenza fino a questa pandemia. La frequentazione giornaliera del fuori casa è molto alta, come vedete. Ovviamente si tratta di varie situazioni, tra colazioni, pausa pranzi, aperitivi, eccetera, eccetera. 40 milioni di italiani, ok? Gli occupati sono moltissime, come vedete, nel settore. Le insegne altrettante, le insegne attive, speriamo che rimarranno così. Grossisti, intermediari, anche lì stiamo parlando delle oltre 2000, dei 2000, come dire, operatori, e chiaramente è un settore fortemente legato a quello che è la ricettività, quindi al mercato alberghiero, insomma, o comunque sia dei soggiorni. Ecco, il 22% del mercato è generato da turisti, ok? Giusto per dare una panoramica di quello che è il mercato in Italia, ci tenevo. Questi Numeri dati comunque importanti, sono numeri Derek, molto numeri grossi, veramente sì. numeri importanti. Quando uno dopo inizia a pensare, e tu hai fatto benissimo a partire spiegando che era il 2019, perché veramente il 2020, i 2 mesi iniziali, quello che sarà veramente un'incognita. Però parlare di flessioni percentuali su questi numeri, quando iniziamo a toccare e parliamo di un 10, 20, 30, 40, Esatto. 50% di contrazione, vista con questi numeri, ci fa capire veramente di quello che stiamo parlando. Quindi mi viene da dire, e non voglio, cioè, esprimo una mia opinione personale, mi viene da dire che quando vediamo ristoratori, come dire, far sentire la loro voce, come è capitato in Piazza San Marco, come è capitato a Milano, eccetera, non hanno tutti i torti. Penso che bisognerebbe prendere coscienza del fatto, appunto, che il loro peso, assieme a quello del settore turismo in generale, come vedete, vale molto per tutti. Anche perché è una, secondo me, è tutta una filiera collegata. Se non c'è turismo, non c'è il consumo appunto fuori casa, se non c'è consumo fuori casa, si ferma magari il consumo dell'agroalimentare, della produzione agricola, come può essere anche quello del consumo ittico, che anche loro sono piccoli artigiani, diciamo, nel loro piccolo. Per cui è tutta una filiera che per forza di cose è andata rallentando,
se non fermandosi completamente. E il peso quindi è molto più ampio dei soli 86 miliardi di euro, il valore del mercato, insomma, nel 2019. Quindi, a mio modo di vedere, ecco, tutto qua. Anche perché c'è poi veramente poi, come hai detto tu, è una filiera che si propaga, che se noi parliamo poi e ampliamo il food and beverage al turismo, valiamo. Allora io sono felice di una cosa, lo vedevo oggi, tra l'altro in una discussione parlamentare, ero a casa, quindi non è che è stata voluta, e proprio parlavano del question and answer col ministro Franceschini. E stavano dicendo, senza parlare di fazioni politiche, una cosa che noi in tempi non sospetti, perché io e te ci siamo parlati, ti ricordi all'inizio in maniera embrionale, quando è nato anche il sito, che noi effettivamente Sì. abbiamo detto già in tempi non sospetti, cioè noi valiamo il 13%, quasi 15% del PIL, considerando tutto l'indotto. E il problema fondamentale, se noi parliamo del turismo inteso come una cosa abbastanza ampia, ed è una cosa che era nata tra l'altro nel primissimo webinar, quindi è tutto registrato in tempi non sospetti, noi siamo sempre equiparati, accorpati a vari ambiti, siamo un po' cultura, siamo un po' questo, però effettivamente dietro di questo, al di là di come vogliamo identificarci, c'è un indotto importante, tantissimi effettivamente posti di lavoro, e non solo che uno pensa al solo ristoratore che va giustamente a far presente la sua voce. Tu l'hai visto in due veci, perché tu sei stato un dipendente normalissimo, poi sei stato un manager e adesso ti ritrovi a lavorare per aziende, quindi a fare anche da indeterminato da rappresentante. Quindi tu hai potuto toccare con mano a 360 la filiera, quanto ampia può Sì, essere. perché consideriamo che per esempio anche un'azienda vitivinicola, facendo un esempio pratico, quindi il vino che è stato appunto, le uve che sono state raccolte quindi a settembre-ottobre, eccetera, che dovevano essere imbottigliate, in realtà è fermo in cantina. È fermo in cantina, cioè non viene venduto, non viene venduto, è fermo. E lo scopo è qui, cioè, lo scenario anche per il produttore di vino è adesso. Quindi in questa fase che per fortuna al momento sembra non durare ancora per molto, intendo dire che comunque sia, ci sono già paesi in cui si stanno aprendo le attività. Quindi è importante comunque sia sfruttare al meglio questo tempo, secondo me, e trovare chiaramente nuove maniere bisogna ripensare un po' quello che stiamo facendo. Okay? E quello che appunto offriamo in tutti gli ambiti, cioè questa cosa si è capitata praticamente talmente tra capo e collo, okay? E talmente veloce che quindi ha forse causato un sconquasso in qualsiasi ambito talmente forte che è importante capire che certe regole, molte forse, sono cambiate, ok? Molte dinamiche, molti modi di pensare sono cambiati effettivamente, e quindi bisogna analizzare ben bene, ok, e nel dettaglio che cosa è cambiato e poi adattarsi il più velocemente possibile. Questa è la mia flessibilità, forse in questo periodo è la parola d'ordine. Flessibilità e pianificazione. Pianificazione di cosa, qualcuno mi dirà. Cioè, gli scenari, appunto, come abbiamo scritto, non ce n'è uno. Non so tu cosa pensi, ma io ne vedo No, moltissime. infatti io, e guarda, mi ricollego a quello che tu stavi dicendo, che c'è qui una domanda finale, ma è una considerazione che io parto, quindi senza sentire la tua, perché tu magari la pensi anche diversamente, dal presupposto che quello che ha scritto questa persona, io lo condivido, quindi io ve la leggo e poi vi dico anche il perché la condivido. Ristoratori giustamente in protesta, ma farei anche una distinzione. C'è chi protesta perché è preoccupato per il futuro. E chi invece non è già in grado di sostenere il presente. Quindi, se un'impresa fallisce per 2 mesi di mancato incasso con dipendenti in cassa integrazione,
e spese comunque ridotte, perché è vero che anche se paghi l'Enel, comunque è un Enel regato, è il minimo, cioè tanto forse considerato, però comunque non è legato all'utilizzo. Forse, a mio parere, è un'impresa che aveva già un destino segnato prima nel Covid. Che ne pensi? Io onestamente su questa affermazione la condivido. Mi sento di dire, quindi non vorrei farmi anche dei nemici, non sono un ristoratore, quindi chiaramente non ho come si può dire, la difficoltà ad ammettere che non investo e quindi non ho non mi viene adesso il termine, imprenditoriale, appunto, quindi rischio imprenditoriale, eccolo qua. Però effettivamente è una domanda che io mi sono fatto da dipendente, ma in generale, io dico, sono comunque 2 mesi, io parlo adesso del presente. Se c'è una preoccupazione vera per il futuro, l'immediato futuro e il futurissimo, io la condivido. Però effettivamente se un'azienda normalissima non riesce a sostenere 2 mesi ipotetici, dove ci sono magari aziende che vivono tranquillamente con chiusure anche di 5 mesi durante un anno così, avendo la fortuna, perché noi comunque siamo uno stato, al di là magari se il dipendente è arrivato in ritardo, che quasi tutte le aziende hanno potuto chiedere una cassa integrazione, quindi perlomeno in questi periodi non devono elargire i salari. Effettivamente forse qualche azienda aveva dei problemi precedenti, cioè aziende che si basavano sul mese su mese o settimana su settimana. Mi sento di dire, senza appunto dare delle colpe, che forse non c'era una vera anche programmazione delle cose. Che ne pensi tu, Derek? Tu come la vedi? Guarda, io una delle cose che volevo dire, magari più avanti, era che appunto, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, al telegiornale, c'era una ristoratrice, penso di Milano, che diceva, noi abbiamo calcolato che ci servono tot migliaia di euro, parlava di quasi 20.000 euro al mese. Per sopravvivere. A che dire? Ho pensato, ma lo sapevi, cioè, l'ha scoperto solo adesso. E quindi appunto sì, Bravissimo. è vero, può essere vero, può essere vero assolutamente che forse c'erano già dei problemi latenti, insomma, nel sottosuolo, assolutamente. Ecco perché appunto, e come ci siamo detti quando ci siamo sentiti, ok, abbiamo voluto, avevo pensato di fare questa sorta di discussione assieme, perché non esiste un scenario, non esiste un scenario, dopo magari lo vediamo e magari sarete d'accordo o meno. Vi do ovviamente la mia idea. Non esistono vari scenari, esiste solo, secondo me, appunto, preparazione a vari scenari. Non esiste uno, preparazione a vari scenari di quello che può accadere. Però, appunto, sarà per il mio background, eccetera, molto analitico, dove devi pensare a ogni sfaccettatura, eccetera. Ho detto, perché lo mettiamo a disposizione un po' una discussione in modo tale che si possa ragionare assieme su come prepararsi al meglio. Poi ognuno prenderà gli spunti che vuole. Per questo che difatti in questa slide, come vedete, cioè, che mercati ci sono al momento aperti a breve, medio e lungo termine, perché ci sono mercati che al momento, cioè, o clienti, no? Bacini di clienti, chiamiamoli come vogliamo, che non sono disponibili a spendere adesso, o saranno più avanti e seguiranno quali fattori. Però intanto a me interessava dare o fare assieme un excursus di quello di quelli che sono i vari mercati aperti, quali ci sono, che clienti ci sono al momento in giro, diciamola così, e chi eventualmente ci potrà essere. Un No, no, esempio che posso. infatti. Perché tutto parte da lì. Se uno deve ripensare, anche in albergo, anche l'albergo stesso o il bar, il ristorante a sé stante. Ok, dovrebbe chiedersi, secondo me, chi sarà il mio cliente prossimo?
futuro? E quindi da lì fare certi ragionamenti. Innanzitutto sappiamo tutti che comunque sia la Germania è uno di quei paesi dove non c'è mai stato un vero lockdown, non c'è, si è basato soprattutto sulla responsabilità personale di ognuno dei cittadini e quindi questo mi fa pensare che comunque sia, sappiamo tutti quanti comunque dell'intervento che lo Stato tedesco ha fatto in favore non solo delle aziende, eccetera, ma eventualmente anche dei cittadini, insomma, mi viene da pensare che comunque sia quello possa essere una tipologia di cliente per cui in determinate situazioni di sicurezza, di tranquillità, possa riprendere eventualmente a viaggiare in un tempo abbastanza breve, secondo me. Chiaro. Questo No, può anche essere. perché, come hai detto tu, l'importante è avere di fronte vari scenari, ma questo forse anche è la differenza tra chi ha, come hai detto tu, magari anche come ce l'hai tu, uno spirito analitico, dove tendi ad analizzare le cose alla base anche con dei numeri, con dei veri punti di partenza, non sul sentimento personale. Io credo che moltissimi, soprattutto nella ristorazione, ed è bellissima la slide tua di prima con i numeri, devono iniziare a pensare che la ristorazione è tanta passione, chiaramente, ma sono aziende e quindi devi anche tenere presente che puoi avere. Adesso la pandemia non la poteva prevedere nessuno. Qualcuno dice di sì, però vabbè, però noi possiamo prevedere dei blocchi, noi non potevamo mai. Io e te lavoriamo nello stesso mercato ed effettivamente nessuno di noi pensava a Venezia che avremmo avuto zero turisti, per qualsiasi motivo, no? Ti ricordi? Noi si parlava di come bloccarli, di come farli pagare di più, di mettere dei tornelli in aeroporto. E credo che questo servirà anche per aiutare molte aziende. Chiaramente deve esserci un intervento dal punto di vista anche dello Stato, se uno non riesce a far fronte al quotidiano. Perché, ad esempio, adesso ti leggo un po' di domande che sono arrivate fuori. Giustamente qui una persona scrive che la tipologia che ne soffrirà di più sarà quella dei ristoranti, magari nelle zone balneari. Io mi rendo conto che chi ha giusto un mercato limitato nel corso dell'anno perché è legato magari alla stagionalità, dove chiaramente i numeri giocano a loro favore, nel senso che devono fare grandi numeri magari con pochi spazi, quello sì. E te ne leggo un'altra prima, dare così diamo spazio a tutti. Questa qui è di Donato. Molto probabilmente, anche perché il problema è sorto a ciò che doveva essere inizio stagione lavorativa per tanti stagionali, e quindi magari vengono da periodi di chiusura invernali in cui non hanno percepito entrate. Infatti, io ad esempio condivido quello che ti è denato. Ci sono realtà e realtà. E ovvio Sì, che chi sì, doveva sì. aprire a maggio, mi immagino il povero Lido di Venezia o il nostro Jesolo che Cioè, aprivi a maggio. purtroppo, appunto, non, cioè, non c'è una regola fissa, non Bravo. ci può essere una regola fissa perché già solo, appunto, da lì il Lido può cambiare rispetto a Venezia Centro Storico, come cambia rispetto alla terraferma, come cambia, appunto, rispetto alle zone balneari di Jesolo, Caorle e Bibione. Parlando del Veneto, dopo non mi addentro in altre regioni italiane, non conoscendole così bene, ovviamente, come casa mia che è qui. Però sì, esistono più opzioni. Mi viene da dire sì, magari saranno alla domanda, saranno più le zone balneari, quelle colpite. Sì, dipende appunto da alcuni fattori. Se Pongo una domanda. Se per esempio, appunto dicendo che comunque il mercato tedesco, Stato tedesco, turista tedesco, eccetera, che di solito viene a visitare sia la parte del lago di Garda che appunto la parte spiagge, diciamo, di Jesolo, eccetera, quella zona lì. Quindi eventualmente si può vedere, cioè vedremo quella tipologia del cliente, oppure se riusciamo a comunicargli una certa sicurezza, una certa sì, sicurezza nel poter venire a visitare le nostre spiagge, oppure qualcun altro, questa famosa notizia che gira del corridoio aperto per le spiagge della Croazia.
Ma infatti Quindi. io credo che anche quello del corridoio, che secondo me non vedo perché non dovrebbe essere veritiero lì, ci fa capire, noi lo sappiamo, chi ci lavora fa capire quanto importanti sono le parole, anche come vengono dette, come viene comunicato. E in questo momento qua credo che a livello internazionale più amici facciamo, meglio è. Quindi il turista chiaramente segue delle idee che gli vengono trasmesse, ma propriamente va nel personale. Io, ad esempio, condivido, giustamente tanti dicono, il mercato interno. Sembra una barzelletta, ma non lo è, ma abbiamo visto le code dopo il 4, quando si poteva uscire per andare da McDonald's. Quindi dare per scontato che noi stessi andremo a ricavare un mercato interno solo per il semplice fatto che stando chiusi è risalito un orgoglio nazionale, direi anche no. La base di partenza deve essere quella di riuscire noi a trasmettere un contenuto di ok, venite a trovarci, ma soprattutto, come stavi dicendo anche prima, essere pronti a varie opzioni, cioè rimanere ancorati con la nostra idea che se non apro perché mi mettono i plexiglass su 1,5 metro, io non apro, non so, infatti, dal mio punto di vista, quanto può essere produttivo a lungo termine. Ma guarda, io la vedo in questa maniera. Se devo appunto pensare, se io avessi, diciamo, un'attività, ok, mettiamo il caso dovesse essere un'attività appunto in una zona spiaggia, mettiamo a Jesolo, ok, quindi penso a chi era il mio cliente tipo? Il mio cliente tipo era il turista che veniva a passeggiare, che veniva a Jesolo, si faceva la spiaggia, eccetera. Sì, ma era solo quello? No, probabilmente no. La stragrande maggioranza, sì, ma non avevo solo quello, perché comunque sia, era una destinazione su cui satellitava anche il mercato interno, Bravo. intendo dire locale. Quindi per questo io ho scritto una domanda: quali mercati possibili? I mercati possibili sono vari, ok? Magari abbiamo perso il mercato di riferimento principale, come può essere una località balneare. Quindi, quali mercati posso sviluppare io singolarmente? Beh, un'attività magari di Jesolo può ovviamente puntare su quello interno. Secondo me, comunque, sempre coadiuvato da quelli che possono essere i consorzi di promozione locali, perché altrimenti da soli non si fa niente, cosa che non mi sembra di vedere che abbia preso piede o che abbia preso coscienza, o che magari ci siano effettivamente. Nel senso che a questo punto dovrebbe esserci anche una spinta da parte di chi di dovere, di chi se ne occupa, e in alcune realtà sappiamo ci sono, tipo appunto il Trentino, dove fanno massa critica e quindi fanno promozione della destinazione. Ecco, anche questo fatto dovremmo prendere in considerazione dopo questa pandemia, che in alcuni, forse molti posti, manca questo tipo di sinergia per Bravo. promuovere la destinazione. Detto questo, ovviamente, appunto, come attività singola, se devo andarmi a ricercare qualsiasi tipo di mercato, appunto, se devo andare a cercare comunque il turista, eccetera, devo per forza prendere contatti con chi i turisti li ospita. Punto. Chiaro. Sì, infatti sentivo una. Quindi, Vai, vai. cioè, bisogna, da qui nascono magari varie azioni da poter fare, chiamate da fare, oppure comunicazioni, improntare una certa comunicazione, o tentare di appunto andare a recepire altri mercati. Tutti quanti comunque sia dicono che stanno spingendo appunto su un spinta del mercato interno, quindi diciamo l'italiano che si muove. In questa pubblicazione da cui ho preso la prima slide, comunque sia, dava una importante percentuale, che era del 70%, divisa quasi equamente a metà di questo 70%,
tra gli indecisi che non sapevano ancora cosa fare per le ferie oppure no, cioè stavano semplicemente aspettando di vedere come si evolve nei prossimi giorni la situazione. Questo 60% era appunto diviso equamente a metà tra chi comunque le ferie le farà, ha deciso che comunque andrà in vacanza e magari sceglierà appunto una meta più locale, e tra chi appunto sta aspettando. Ok, queste due metà assieme facevano il 70% del bacino, okay, a cui era stato fatto questo questionario. Questo questionario, per dare dei dati, io sto dando dei dati perché chi ci ascolta possa riflettere. Un bacino di circa 500 uomini, 500 donne, ok, un migliaio di persone, quindi non una cosa abnorme, però comunque sia da fuori dei dati. Un migliaio di persone divisi tra nord-est, nord-ovest, centro e sud e isole. Questo per dare, e per fascia di generazione. 18-25, 25-35-40 e poi in su. Ok, giusto per farvi capire, io condivido con voi questi dati in modo tale che possano essere una riflessione, Chiaro. insomma. Quindi Derek, aspetta un attimo che stanno arrivando domande perché se no ci perdiamo il filo. Allora, beh, ricordo a tutti anche a chi è arrivato da poco, discussione aperta, quindi scrivete domande, se mettete il vostro nome alla fine diciamo chi l'ha fatta, se no rimango in anonimato. L'appunto, lo scopo di questa chiacchierata è proprio fare una discussione, non è, cioè non ci sono né soluzioni né tra virgolette palle di cristallo, quindi più aperta è, credo che più voci ci sono, più riusciamo effettivamente a trovarne appunto del valore per questa chiacchierata. Allora, qui scrivono che effettivamente forse legato a quello di prima anche dei consorsi, che a monte ci sono decisioni che incidono notevolmente sulle appunto decisioni dei più piccoli operatori, come ad esempio la questione del traffico aereo, della mobilità regionale. Senza decisioni in merito è anche difficile fare programmazione a breve termine, è chiaro. Chiaramente noi possiamo, cioè, è un sistema coeso e mi ricollego a questo che ha detto, a una espressione dopo appunto di Alessandro, che è questa. Una mia opinione personale per il medio-lungo periodo, tutti navigavamo su un mare ingrossato, allora un attimino che c'è un altro dopo, su un mare ingrossato, adesso si scopre chi era senza il costume, questo ci serve anche a capire in percentuale quanta parte di valore aggiunto stavamo dando all'immenso patrimonio storico e culturale del nostro bellissimo paese. Forse fino a questo momento tutto era molto semplice e quello che voi state facendo è un'ottima cosa, pensate fuori dalle istruzioni da manuale. Ok, intanto grazie per noi, cioè, diciamo che è verissimo, forse anche noi non ci rendevamo neanche conto di cosa abbiamo. È semplice, è la frase più scontata, forse il 70% del patrimonio, o più di metà, se non mi ricordo, UNESCO è presente in Italia e di questo 70 il 90% è a Roma, però non ce ne rendevamo forse veramente conto. Anche dal punto di vista della valorizzazione. E faccio un attimo un piccolo appunto a quello che hai detto tu, ad esempio, sul Trentino. Chiaramente non tutte le regioni valorizzano il proprio componente culturale. Credo che forse il Veneto è una regione che comunque, seppur che si può sempre migliorare, riesce a capire, a concepire la regione come Veneto. Sentivo un'intervista al direttore del Mandarin Oriental di Milano, Finardi, diceva: noi dobbiamo appunto proporre la destinazione Italia. Mettiamo anche la destinazione, in questo caso qua Venezia, dove tutti noi proponiamo Venezia, non io propongo l'hotel Y, ristorante Y, ma se noi proponiamo la destination, intesa proprio come venite qui perché è così e colà, poi a cascata chiaramente arriva. Ne leggo un'altra, dai, che dopo ti lascio perché sennò dopo le Sì. perdiamo. E qui abbiamo Stefano Moro. Credo che la visione del servizio, quello con la S maiuscola, prenda la via del suo definitivo declino. Ahimè, troppi rattoppi e riguardo. Ha troppi rapporti a rattoppi a riguardo già negli ultimi 10 anni di mercato libero e viziato. Per noi dinosauri del vecchio mondo dell'ospitality, che come nel mio caso hanno dedicato 40 anni della loro vita al servizio, 26 dei quali da imprenditore, ha poche difese. Sì. Sicuramente cambieranno i parametri del rischio d'impresa, ma anche così l'imprevedibile si sa dietro ogni angolo. Concludo dicendo che le nostre difese maturate in anni di banco stanno cedendo. Derek mi conosce e sa di cosa sto parlando. Stefano. Ma guarda, non sono molto d'accordo con Stefano, nel senso che io la penso alla maniera contraria, anzi, chi effettivamente sa fare servizio con la S maiuscola e dare quel valore aggiunto
di cui parlava Alessandro, se non mi ricordo male, farà la differenza, nel senso che, mi spiego, cioè, secondo me, ok, appunto, io ho fatto questo ragionamento, una volta che mi sono chiesto, ma ok, nel breve tempo, nel breve termine, nel medio termine, nel lungo termine, quindi da qua a 6 mesi, ok, chi potrà usufruire della mia attività ristorativa? Chi si muoverà in base appunto a una situazione macroeconomica italiana, europea, eccetera. Quindi, una volta capito chi è, devo capire quali sono le sue aspettative. E secondo me, le aspettative dopo questo periodo, cioè la ricerca, ci sarà una ricerca di qualcosa in più da parte del cliente. Mi Io credo chiedo. che forse si può interpretare anche in maniera così, perché allora Stefano, diciamo che ho avuto, so adesso chi è, perché ho visto ieri tramite Facebook e non so se lui si ricorda di me, perché io mi ricordo di lui, nel suo periodo, magari quel poco vestito da imprenditore, lui è una persona che riusciva, grazie al suo modo di essere imprenditore, ma soprattutto di servizio, ecco, bravo, grazie. A far passare, non stavamo parlando naturalmente di, senza andare nei dettagli, né Piazza San Marco né San Babila a Milano, quindi non era una location dove andavi per forza, non era come dire vendeva granite Stefano davanti alla Torre Eiffel, e lì si vede la differenza. Io mi collego a quello che ha detto Stefano e Alessandro prima, e un po' anche quello che hanno detto giustamente legato alle cose che non dipendono da noi, togliendo il fatto che certe decisioni non possono dipendere da noi, perché se noi vogliamo avere un mercato di turisti e non ci sono gli aerei, lì possiamo fare i salti mortali, non se ne può. Però il ritornare forse a un po' quello che sono i dinosauri, cioè a dare veramente valore al servizio, che forse è anche lo scopo di questo portale, può aiutare tanto. Io credo che certe attività hanno veramente, o certi personaggi hanno vissuto nel periodo chiaro delle mucche grasse, dove bastava mungere e il latte lo toglievi. Su questo sono Infatti intendeva questo d'accordissimo. Stefano. Infatti intendeva questo adesso scritto Stefano. Io credo che dobbiamo ritornare un attimino dove il cliente diventerà sempre più giustamente anche selettivo, Allora ho anche capito male, secondo Stefano. me. No, infatti adesso io intendeva questo perché no, perché sai perché? No, Perché è conosco, vero. so chi è Stefano adesso e quindi mi rendo conto, e io, allora, parliamoci, lui aveva questo locale che io frequentavo con la mia ragazza e l'abbiamo scoperto per caso. Noi ci facciamo delle serate intere lì e il modo, al di là della competenza che era innegabile, della passione, però io mi ricordo questo gesto qui e me lo ricordo ancora, siamo io e lei, vedeva che abbiamo preso una bottiglia, di solito prendevamo dei cocktail e prendevamo una bottiglia, lui guarda l'arte, quello che dico io del servizio, no? Come mai? Ah, compleanno di? E poi ci si presenta con un regalino che era praticamente un com'era, un metal pour carino così per la mia ragazza con scritto tanti auguri così. Questo è quello che noi forse dobbiamo ritornare, nel senso che una persona così, delle persone che hanno delle competenze, riescono ad attirare il cliente, che sarà sempre più una persona molto delicata da gestire. Perché se tutti noi ci tenevamo a passare una bella serata quando usciamo al ristorante così. Adesso, oltre alle competenze, dovremmo anche andare a ricercare il personaggio, il locale che ci garantisce anche una sorta di tranquillità, proprio anche sanitaria. Quindi immaginatevi quanto difficile può essere per noi, ma soprattutto per il cliente, decidere io da te non vado. Quindi, infatti, noi facciamo la differenza, ok? E te ne lascio un'altra, Derek, così dopo parli tu. Qui è di Donato. Un'idea sorta qui a Como da parte di alcuni lavoratori stagionali è stata quella di proporre alla regione di prolungare la stagione estiva, bravo, e non chiudere intorno a ottobre-novembre, ma arrivare fino alla fine delle festività. Io credo che certe regioni insegnano, cioè chiudere, non poter andare al mare in Sardegna a novembre o in Sicilia a novembre. Io sono avuto la fortuna di essere il 1° novembre in Sardegna ed era un tempo bellissimo e si poteva andare in spiaggia. Considerare una stagionalità, ad esempio, della Sardegna, che è una regione che un po' conosco, stile Jesolo, cioè maggio, settembre, maggio, ottobre, è secondo me da kamikaze, onestamente. Sì, sì, sono d'accordo. Lì appunto, secondo me saranno un po', cioè anche dovere
dovere un po' di tutti, ecco, trovare soluzioni alternative. Soluzioni alternative, e poi in base ovviamente ai costi di gestione, a mio parere, assolutamente. Io quello che poi ci tenevo, su cui ci tenevo anche a riflettere, è appunto che secondo me ci sarà inevitabilmente anche un cambio di aspettative da parte della clientela che avremo. Cioè, una volta identificato chi può essere il nostro cliente, okay, che ci verrà a trovare, dovremo capire anche che aspettative potrà avere, secondo me, in modo tale da capire se il nostro prodotto che diamo è un prodotto in linea o è un prodotto fuori fase. Infatti qui scrive Veronica, infatti gli operatori dovranno di più formare il proprio personale a livelli più elevati e dedicati di customer service, anche in base a quanto successo, come gestirlo, eccetera. Effettivamente credo che sia la base. Ricollegandoci un po' a tutto, e magari poi così possiamo anche proseguire, il pensare che andava sempre tutto bene, venir meno a quello che era magari la formazione o anche all'investimento, ma non investimento economico, anche dalla ricerca di prodotti, non vendere sempre quello perché tutti prendono quello, deve essere secondo me un punto di partenza. E come è scritto adesso, il customer service adesso verrà tantissimo. Se noi veramente dovremmo tornare adesso, perché noi non sappiamo quello che sarà, ma facciamo un'ipotesi, a lavorare in mascherine, guanti, dove abbiamo solo gli occhi, vengono già meno tantissime cose. Quindi lì il servizio deve essere inteso veramente come esperienza 360, cioè non, perché una mascherina io mi guardo, ti copre tanto, chiaramente noi parliamo con gli occhi, però io credo che lì la competenza, se io mi immagino l'ipotetico Stefano che deve parlare a 1,5 metri dal tavolo, se non sa cosa dire con una mascherina e dei guanti, veramente non potrà lavorare, cioè o hai delle competenze, del contenuto da dare al tuo cliente per farlo anche stare bene, perché altrimenti non ci sarà più posto, credo, per tutti. Perché non. Sì, esattamente, esattamente. Anche perché appunto non tutti faranno, cioè per me la preparazione appunto a quello che verrà è cruciale. Sarà cruciale. Se si aspetta solamente che aprire e basta, e senza un'analisi accurata, appunto di analisi accurata o un tentativo appunto di creare più scenari, sarà difficile appunto andare avanti il più possibile. Chi appunto, come diceva chi l'ha scritto proprio quasi all'inizio, cioè dell'attività che non riesce a sopravvivere a 2 mesi forse ha qualche problema, inevitabilmente andremo incontro a questi scenari. Per cui sì. Io mi sento di dire che di sicuro, appunto, le aspettative in base ai mercati con cui operiamo bisognerà stare molto attenti. Nel senso, è ovvio che se tratto di un ristorante che ne so, a Mestre, che opera principalmente in un orario diurno e quindi soprattutto a pranzo con avventori del tipo uffici, operai e quant'altro. Ovvio che le aspettative lì sono diverse rispetto a un qualcuno che è in vacanza o va in una località balneare. Ok? Forse magari nel primo caso appunto di un ristorante di Mestre diurno che lavora in questa maniera, le aspettative del cliente saranno soprattutto di sicurezza e di velocità comunque. Mentre saranno comunque di sicurezza nel breve termine in una località balneare. E comunque sia di anche di experience, forse. Cioè, voglio essere semplicemente, come dire, stimolatore, ecco, di questa tipologia, di questi Ma infatti ragionamenti che bisogna credo che li farsi stai stimolando, inevitabilmente. eh. Credo che li stai. Allora, intanto sono contento che vedendo i commenti, anche qui abbiamo Nicola, bravissimi, bravi, bellissimi messaggi. Dobbiamo crescere professionalmente con idee innovative e cliente super coccolato. Ecco, ad esempio, questo è lo scopo, uno di questa chiacchierata, ma soprattutto del portale. Sarebbe stato facile per noi metterci qui, creare un sito di solo magari le cose che non vanno, ma le cose che non vanno sono, penso, un po'
davanti agli occhi di tutti, e soprattutto perché le soluzioni dipendono da noi. Più cose noi portiamo, meglio è. Quindi io credo che la base di partenza per tanti, vedete, a me questo fa veramente battere anche il cuore, è il voler coccolare il cliente. Quindi noi, per coccolare, appunto, noi intendiamo curarsi del cliente. Noi ci possiamo curare di una persona, guardate quello che fa un medico con un camice e intubando, e già si cura. Noi possiamo anche, io non mi spavento, ad esempio, di lavorare, se dovessimo lavorare su plexiglass, se dovessi lavorare in mascherina, al di là forse del caldo, perché effettivamente è caldo, perché tu il cliente lo puoi coccolare in mille modi, lo puoi fare stare bene in mille modi. Quindi Quello su cui si basa appunto l'hospitality, ma mi viene anche da dire, non è che stiamo inventando, cioè voi stiamo inventando l'acqua calda, chiaro. nel senso che, ok, e qua cito secondo me una persona che professionalmente stimo, che è Giorgio Fadda, nel senso che una delle cose che lui dice, se andate anche sulla sua pagina Facebook, mi permetto di citarlo perché ha fatto un piccolo veloce video dove diceva: tu non sei niente senza il cliente. La trovo un'affermazione più che giusta, sia prima che a maggior ragione adesso. Ecco, lo spunto appunto che volevo dare è questo. Io poi avevo estrapolato da questa pubblicazione in questa azienda di Milano appunto questa pagina. Dove appunto su questo studio avevano provato ad ipotizzare un ritorno al consumo, come potrebbe essere stato il ritorno al consumo degli italiani del fuori casa. Giusto, semplicemente per, come dire, dare alcune cose, cioè dire ovviamente alcune cose supportate da anche alcuni fatti. Quindi da quel bacino di diciamo avventori di cui vi dicevo prima, del migliaio di persone equamente divise per tipologia e per zone in Italia, appunto, chiaramente ne è emerso, basta vedere il penultimo punto, che in vista della riapertura, ben 8 italiani su 10 ritengono che torneranno a frequentare bar e ristoranti solo quando potranno farlo in sicurezza. Ok? Quindi un fattore da non dimenticare, secondo me, nel breve termine sarà prima di tutto, ok, la rassicurazione verso la clientela. Questo è appunto un dato di fatto, l'abbiamo detto appunto poco fa, insomma. infatti, guarda, ti fermo un secondino, Derek, così non lasciamo indietro. Allora, c'è una domanda che farò dopo, perché so il proseguo delle slide di Derek, e quindi che si ricollega. Quindi una la tengo dopo, quindi non sentitevi magari esclusi. Qui c'è una considerazione che è di Veronica, che è giustamente la formazione anche di se stessi, perché la mancanza di pianificazione delle capacità di reazione a qualsiasi emergenza di cui si è parlato all'inizio, anche dalla mancata formazione in merito dei manager e dei proprietari. Dall'America la virologa Capua ci parlava di un'abitudine a prevedere i piani di emergenza e gestire situazioni come uragani o simili. Quindi formazione anche per gli amministratori è una grande lezione. E un'altra simile è di Silva, forse bisognerebbe anche rinnovare, appunto, vedete, la formazione dedicata al settore, partire formando dei professionisti pronti a sopperire alle nuove esigenze di questo nuovo mercato. E l'ultimissima di Stefano, che il cliente invecchia con me, cresce nel mio background, vive nei miei ricordi. Noi non siamo ricette, ma amori e passioni dedicate in un solo momento. Io credo che la base è questa: formazione a 360 per permetterci a noi di poter dedicarsi al cliente. Perché io ho visto anche, non so se è lo stesso video che pubblicavano su un gruppo Ibis appunto di Giorgio Fadda, lui diceva: ragazzi, sì, ok, lui chiaramente parlava del mondo del bar, la mixer e tutto quanto, ma ragazzi, noi dobbiamo dedicarci al cliente, cioè è inutile che stiamo lì, entra il cliente, non gli parliamo neanche, perché siamo chini, al nostro banco, e nel mentre esce non sappiamo neanche chi era. E questo per quanto riguarda Era quello. non ci siamo messi d'accordo, mi farti capire. E sulla formazione, sia che ha scritto Silvia che Veronica, lo condivido in pieno. Chiaramente, se tu non sei bisogna essere formati anche alle emergenze, ma a 360, io credo che noi della ristorazione siamo molto propensi a gestire il last minute, manca questo, non è arrivato un prodotto, mi serve questo, quell'altro, così. Serve forse un po' più di elasticità mentale anche a livello grande, quindi dobbiamo essere pronti a reagire con velocità, quindi bene. Questo intendo dire che se
Mi collego a quello che stai dicendo tu, facendo un esempio pratico, nel senso che se attività, io ho un'attività, eccetera, e devo pensare appunto a quali saranno gli scenari nel breve termine, per cui la mia attività di, faccio un esempio di baccaro, ok? Quindi se io ho un'attività di baccaro, nel breve termine, cosa succederà? Ci sarà difficoltà comunque sia da parte delle persone nel girare, perché comunque inevitabilmente mi viene da dire non sceglieranno luoghi affollati, inevitabilmente vorranno essere sicuri, inevitabilmente sceglieranno posti che poi sono conosciuti o che conoscono. Quindi anche lì tutto un lavoro comunque sia di fidelizzazione della clientela, se è stato fatto un buon lavoro o se è stato fatto appunto anche solo in minima parte, comunicazione verso il cliente per rassicurarlo in questa, in questo senso. C'è, non c'è, ci devo pensare, ma devo farlo da solo, quant'altro. Cioè, io vorrei che appunto alla fine di questo webinar, ok, chi magari è responsabile o comunque sia proprietario, ok, magari nel mio piccolo sarei contento se ci facesse appunto tutta una serie di domande in questo senso. Inevitabilmente il takeaway su ordinazione, adesso non occorre neanche più ordinare, comunque farà sentire sicure le persone. Io, proprietario, eccetera, posso fare qualcosa? Okay. Anche in ambito alberghiero, okay. Questo cosa vuol dire? Inevitabilmente dovrò andare responsabile F&B, mettiamo, o proprietario d'albergo a definire chi è che verrà in albergo da me a consumare, a stare al ristorante. Ci sarà qualcuno che viene? La domanda è di difficile risposta. Cioè, se io rispondo nel lungo termine, posso immaginarmi che comunque le cose si andranno via via normalizzando se ci sarà sicurezza di vaccino, di cure, di non infezione, eccetera, eccetera. Nel breve termine, io starei più tranquillo nel bar di un hotel. Ah, sì. Io. Senz'altro, Io. senz'altro, senz'altro. Perché so che comunque ci sono standard di pulizia, che comunque non è un luogo affollato, certo magari. Mi Ma sento di dire, Dani, che io ve lo dico. si è bloccato. Come spunto, io ve lo dico come spunto. Io non faccio testo, io sono uno, Ma infatti, ok, sai e cos'è che ha, ho secondo un certo me, un background, bar cioè d'hotel? dovete pensare a chi è stato il vostro cliente. Ma infatti secondo me, Derek, il bar d'hotel ha Sì. il vantaggio giustamente di una, dietro appunto una organizzazione tale che permette di comunicare questo, ma sta a tutti i piccoli riuscire a comunicare questo, perché quando tu ti fidi del tuo bacareto, la gente ci viene ed è questo che forse dobbiamo anche fare, anche perché, ti leggo questa perché è una considerazione importante, la leggo quasi tutta, perché forse si fa spunto anche per quello che andremo a parlare dopo. Da prendere in considerazione la digitalizzazione del ristorante. Startup made in Italy con il quale dal proprio smartphone il cliente potrà evitare la coda d'ingresso, accomodarsi al tavolo prenotato, consultare il menu multilingue, le foto del piatto, ordinare, pagare, fare richieste durante tutto l'arco della permanenza nel locale con una chat interna tra clienti e il personale. Interessante questo. In aggiunta, la clientela È un potrà da casa o ottimo, è un no. dall'ufficio riservare il posto, preordinare il piatto o indicare l'esatto orario di consumo. Potrà dunque vivere appieno l'esperienza al ristorante, evitando le principali fonti di rischio di contagio. Un'app italiana che potrebbe estendere il servizio del settore balneare e alberghiero. Quanto sarà fattibile, chiede per la piccola ristorazione, quanto sarà fattibile a livello di tempistica, Pablo? Interessante. Questo è un ottimo punto. Perché comunque sia, se ci fosse, e magari c'è e non la conosciamo, magari, perché oramai si fanno siti preconfezionati o altro, insomma, in pochissimo tempo. È un ottimo punto perché chiaramente va a rassicurare quella che è la prima aspettativa del cliente, che è quella di sicurezza, insomma.
Mi sento di a mio aggiungere che parere. c'è E un. porta. Vai, Derek, così aggiungo un commento che è arrivato. No, beh, sicuramente fa un passo in avanti all'azienda che lo adotta. Nel senso, Io siamo nel direi infatti perché 2020. giustamente Nicola dice: no, ragazzi, perdiamo la magia dell'accoglienza e il fattore del contatto umano. Io condivido questo. Io direi che la chiusa magari di prima sul discorso della digitalizzazione è per permetterci di adesso, quindi magari nel vicino presente, perché la speranza è, credo che arriveremo, anche perché ricordiamoci una cosa, e parlo non da persona che assume come imprenditore, ma da persona responsabile che assume come responsabile. La digitalizzazione per ovvi motivi va a tagliare tantissimi posti di lavoro, quindi se da una parte anche più digitale noi siamo, effettivamente voi sapete benissimo che purtroppo il capitale umano viene meno, quindi secondo me dovremmo riuscire a bilanciare le cose tra una fase adesso, una fase magari intermedia e un'unione delle cose in una fase futura, perché se tra 10 anni, io mi immagino, io ho una bambina che adesso ha 1 anno e mezzo, sta per farne 2, se effettivamente ogni 10 anni ci sarà una pandemia. E non posso sperare che ogni 10 anni, per 2 mesi, tutto chiude e non si riesca ad andare avanti. Noi dovremmo, secondo me, pensare, forse anche grazie al digitale, a riuscire a colmare questi momenti di stress. Tu che ne dici? Sì, ma sì, il discorso della digitalizzazione funziona nella maggior parte dei casi, non funziona con tutti, dipende dalla tipologia di appunto punto ristorativo e dal concetto che poi ha, dal concetto di ristorazione o bar che appunto si ha. Nel senso, in una ristorazione tipo veloce, ovvio che la digitalizzazione aiuta, perché le aspettative sono determinate, sono altre, sono la velocità, sono l'efficienza, il poco tempo, eccetera. Magari appunto in un albergo aiuta, ok, in un albergo 5 stelle può aiutare, però comunque sì, le aspettative sono altre, sì, Io ad questo esempio, assolutamente. siccome condivido quello che hanno detto appunto sul contatto umano, io ad esempio la vedo, parlo ad esempio della mia opinione su quello che può essere il mondo ad esempio d'uso, se per permettere giustamente al cameriere di dedicarsi al cliente, al cuoco, al barman, devo digitalizzare alcune cose, faccio un esempio, non so, il menu, io preferisco digitalizzare il menu, quindi il cliente non ha le remore di dover prendere in mano un qualcosa e lasciare però spazio e forse ritornare un po' alle basic, dove l'importante effettivamente era il cameriere che andava lì, ti raccontava e ti spiegava. Quindi credo che a volte può essere anche una scappatoia per poter ritornare alle basi di quello che è appunto il vero contatto magari nostro. Quindi magari se io devo meno dedicarci forse all'estetica di questo menù, come essere fatto, e più a un sommelier che arriva e ti racconta magari una carta dei vini, purtroppo in un'app scaricata con un QR che viene meno forse al romanticismo di sfogliarla, però dove una persona te lo racconta veramente quello che è magari il prodotto che ti sta vendendo, che ti sta suggerendo. Quindi una combinazione delle due cose. Sì, assolutamente, ma difatti, cioè, questo fa parte sempre del capire bene quali sono le aspettative della clientela che vogliamo capire e quindi poi raggiungerla comunicando nel modo giusto e far sì che come comunichiamo e come agiamo all'interno dell'attività poi sia coerente, ok, con il concetto di ristorazione che vogliamo fare. Cioè un piadinaro in giacca, cravatta e con la spilla da sommelier cozza molto, questo intendo dire. Cioè il tutto deve essere coerente con... Infatti qua ti leggo un po' di commenti che si potrebbero implementare le attuali app degli hotel che di fatto svolgono la funzione di concierge, dove di solito trovi info sul posto e servizi dell'hotel, implementarla con la possibilità di fare quanto detto, per ordinazioni, chat, eccetera. Per l'hospitality è altro, giustamente. E comunque contatto è quello che speriamo di riprovare tutti, operatori e come clienti, Veronica. Aggiungo sempre da Nicola, sono d'accordissimo per i momenti di crisi, vedi il takeaway prontanto via web, ma per il resto sono ancora un grande tifoso di ricevere clienti da accompagnare in un percorso unico all'interno proprio istante, condivido in pieno. E l'ultima, dovremmo capire che ormai siamo nella fase 2, che tra non molto saremo fuori probabilmente grazie alla scienza medica. Approfittiamo per cambiare e dare qualità a quello che faremo nel futuro. Prima o poi si ritornerà ai grandi numeri e allora raccoglieremo i frutti. Io credo che alla fine il nostro scopo chiaro sia quello di
no, con i giusti cambiamenti che ci saranno, ritorna, perché l'accoglienza e l'ospitality è fatta di persone, altrimenti noi non saremo a fare un webinar, avremo fatto un sito internet con delle robe scritte e delle chatbot che vanno. Quindi, insomma, ci deve essere un'unione delle cose, un digitale che supporti tutti noi nei momenti eventuali di crisi, perché qui è una crisi sanitaria, ma in 2011 c'è stata, no, 2001 c'è stata la crisi delle Torri Gemelle, poi cioè, crisi ne stanno arrivando. Le generazioni poverine che magari che adesso hanno 15 anni hanno vissuto già tre crisi, credo, nel loro background vere, più quella del 2008, tra l'altro, quella era proprio finanziaria, quindi le stiamo vivendo tutte, il terrorismo, la finanza e la sanità. Un po' più di digitale, mi sento di dire, aiuterebbe anche a salvaguardare in questo momento tanti anche posti di lavoro, anche vedere un attimino a colmare questo, per arrivare ovviamente a quello che è il rapporto col cliente, che io, ad esempio, personalmente me ne sto rendendo conto in questo momento quanto manca anche. Immaginatevi anche noi che siamo un popolo latino, italiano, la nostra fisicità. Cioè, dire a uno svedese non abbracciarti, forse adesso senza offesa o commenti sugli svedesi, Per loro no, è normale, ma forse ti purtroppo. dicono perché dovrei abbracciarti, ma per Sì. noi è normale. Cioè, tu vieni da me e tutto quanto, siamo due maschi alfa, tendenzialmente un abbraccio, due baci, non ce li scappa nessuno nella normalità. E questo è quello che secondo me è anche il nostro valore aggiunto, quindi noi dovremmo cercare di ritornare a quello, come giustamente chiedono, quindi al rapporto umano vero, e credo che questo momento qua ci ha fatto capire forse quanto vero sia il rapporto, perché c'è stato un momento, attenzione, prima della crisi, che noi stavamo comunque digitalizzando per un discorso giustamente anche di labor cost, quindi non più il check-in, ma no, fai il check-in online così fai prima, no? Voi vi ricordate cos'era una volta andare in aereo? Perché adesso è veloce, però adesso praticamente fai tutto, manca poco che ti devi anche, cioè la valigia la posizioni, no? E la cintura la chiudi tu, devi fare il check-in online, cioè viene meno quello che era l'emozione del viaggio. Infatti viviamo ancora di rapporti, per fortuna, condivido in pieno, cioè noi dobbiamo ritornare a questo forse su una forma diversa, e forse questo periodo ci fa capire anche l'importanza dell'umanità nel rapporto, anche col Sì, cliente. ma assolutamente. Anche perché un rapporto sincero, insomma, aiuta le vendite. Eh sì, bravissimo. Tu puoi fare l'iPad con tutte le indicazioni del mondo, ma non c'è sommelier al mondo che può battere un iPad alla Guarda, fine. proprio stamattina ne seguivo una diretta appunto con una persona che stimo molto nel mondo del vino e un ristoratore di Padova, ok? Dove alla fine tutti e due erano concordi nel dire che se non c'è da parte del ristoratore la volontà di comunicare, ok, quello che è l'emozione nel produrre il vino, cioè decade, ormai decade tutto, cioè diventa tutto uguale altrimenti. Una Ma infatti, cosa. secondo me, deve esserci questa unione, un digitale che possa aiutare a superare i momenti di crisi e ad agevolare. Io lo vedo, adesso noi siamo Sì. molto eco-friendly, no? E anche dove lavoro io, quasi, forse abbiamo solo i sacchetti di plastica per l'immondizia, perché la Veritas, che è la ditta che raccoglie i rifiuti, non ci si lascia. Però voi non avete neanche quanta carta io stampo, perché giustamente un hotel di un certo prestigio, termino un vino e io devo ristampare la pagina. Io ho sempre voluto, io ho sempre sognato una carta, non ho problemi ad ammetterlo, appunto, come dice adesso, per informare. Cioè, le cose informative, meno carta, meno, secondo me è solo un vantaggio, ma lo aggiunto. E poi lasciamo spazio giustamente al valore Alla umano, alla parola. persona. Eh sì, Cioè. io la Ecco, vedo così, questa unione appunto delle cose. poi che Ma altro io lo vabbè, vedo, ora se ti dico anche questa, e non perché commerci tu, ma anche su certi prodotti. Ad esempio, non ho problemi ad acquistare dei giochini o dei suppellettili su Amazon. Io ancora devo dire, sono un po' restio all'acquisto online proprio cioè, a me piace andare, se devo parlare di vino, non dico per forza però mi piace ancora quell'umanità di poter andare un attimino un po' più nel dettaglio. Quindi, secondo me, ma sì, assolutamente, calcola che dopo appunto 2 mesi e mezzo, 3 mesi, quello che sarà di chiusura, appunto ci sarà proprio la ricerca di una parola in più, Ah, sì. di una coccola in più. Ecco,
due chiuse, dopo vai avanti, Derek, scusami, credo che nel settore lusso sarà quello che ne sentirà meno del momento della riapertura, penso che la distanza tra i tavoli, penso che zone comuni, penso alle zone di accoglienza, forse nel new normal si rivoluzionerà il servizio e la tendenza si indirizzerà verso il quality piuttosto che il quantity, interessante. E qui un altro commento di Alessandro, la carta di vini sui tavoli sono il futuro anche per la facilità di scelta dell'etichetta. Quindi vedete che tutti noi alla fine stiamo convogliando su questa visione, cioè un digitale che sia di aiuto all'essere umano, cioè un non digitale che vada a sostituire l'essere umano, ma forse il digitale può anche permetterci di essere a noi più umani, perché io mi rendo conto nel mio piccolo, parliamo della famosa carta dei vini da stampare, quanto tempo io dedico alla stampa di menù che potrei dedicarla magari a fare un giro per il ristorante e fare due chiacchiere con un cliente, o quanto tempo io dedico all'estrapolazione di dati quando magari con un'app, un click scarico tutto, riesco a dargli un report e lo posso dedicare ai miei collaboratori, ai miei colleghi, ai miei fornitori, ai miei clienti, ed effettivamente sì. Sì, assolutamente. E un altro punto per me, appunto, cruciale, come, vabbè, a parte che l'ho già menzionato, cioè pianificare, pianificare, pianificare non basta mai, appunto. Io quello che volevo condividere era anche un pensiero, appunto, su quelli che sono gli scenari macroeconomici, no? Forse qualcuno avrà già visto in giro a qualche parte. Però insomma, ripetita in Juvent dicono, spero di averlo detto bene, nel senso che appunto per aiutare a una visione un po' nel breve, medio, lungo termine, quali sono i scenari anche macroeconomici che ci possiamo aspettare. E gli esempi che anche gli economisti fanno sono quelli della V, della U e della L, cioè nel caso della V, appunto, un calo brusco e repentino di quelli che sono i consumi, del PIL, eccetera, mettiamoci dentro tutto quello che vogliamo, ed una ripresa altrettanto repentina nel breve periodo. Chiaramente la U quindi vede una fase di, alcuni la chiamano proprio recessione un po' più lunga, seguita poi da una fase di innalzamento del PIL, e poi c'è uno scenario che chiaramente capite che è quello più catastrofico, che è la L, quindi discesa repentina e recessione o stagnazione lunga. Vorrei condividere un messaggio di ottimismo, nel senso che proprio ieri vedevo che c'era una previsione della PIL italiano, ovviamente per il 2020, una flessione, quindi un segno meno di oltre il 9%, seguito nel 2021, ok, questo è quello che dicono, questo è quello che insomma prevede, se non mi ricordo male, l'Istat forse. Nel 2021 una salita del PIL fino a un più 6, cioè più 6 salita di PIL vuol dire per uno Stato vuol dire parecchio, vuol dire parecchio. Ci saluta intanto Nicola che ci ha detto che ci vediamo domani, quindi ciao Quindi Nicola. mi sembra di capire che quelle che sono le aspettative anche per gli economisti, insomma, gli statisti, di statistica, diciamo, sia più orientato verso uno scenario macroeconomico che preveda una V in tutti i casi. Ecco, volevo condividere questo ragionamento e un paio di dati, insomma, che possono ricollegarsi a tutta l'analisi, a tutti gli spunti fatti prima, ecco. E che altro? Sì, poi non so se tu volevi aggiungere qualcosa o No, qui io devo dire. vado dritto. Ecco, queste ultime erano più dei suggerimenti a pensare un po' out of the box, come si dice, nel senso che molti ne avrete sentito parlare, come ad esempio i bond fatti da una piccola catena alberghiera qui di Jesolo, praticamente ha creato dei bond che nel vero senso della parola creano specie
interessi. Cioè, se tu acquisti, per esempio, 1.000 euro di vacanza, ok, presso uno delle loro strutture, e li spendi dopo 90 giorni, ok, hai aggiuntivi 300 euro, se non mi ricordo male, ok? Quindi il tuo totale era 1.300 euro. No, lui appunto li chiamava veri e propri, è un investimento fatto. Non è una brutta idea trasportata nella ristorazione. Mi sentivo di condividerla. Ecco, questa può essere una maniera perché il problema principale adesso sarà appunto la questione del cash, del capitale, trovare capitale liquido, eccetera. Un'altra questione più molto digitale è quella come si trova oramai è di uso comune, quella del crowdfunding o dell'equity founding, veri e propri siti che mettono praticamente online all'asta percentuali di proprietà di un'azienda. Io la do semplicemente come una panoramica, voglio fare semplicemente una panoramica di quello che esiste al momento. Esiste anche semplicemente trovare un partner, ok? Un equity, cioè come nel caso del crowd equity o trovare un equity partner, cosa vuol dire? Qualcuno che mette capitale nell'azienda a fronte di una percentuale chiaramente di proprietà. La do come possibilità. Esistono piani di sostegno regionali e statali, una cosa appunto che volevo dire, c'è questa azienda, un'azienda, una piattaforma, non so come chiamarla, che si chiama Invitalia, ok? Dove per esempio per l'acquisto di TPI di protezione individuale, come mascherine, come guanti, eccetera, visiere, eccetera, eccetera, praticamente un'agenzia ecostatale, finanziata dal MISE, a fronte di spese di DPI, facendo una semplice richiesta, rimborsa fino a 500 euro a dipendente. E non solo. Se andate a vedere, ci sono anche programmi di sostegno, di finanziamento a tasso zero, per startup o startup innovative nel campo della digitalizzazione, eccetera, ci sono degli spunti molto utili. Questo per dire che comunque sia, è un momento in cui bisogna stare molto con le orecchie tirate, secondo me, perché ieri sera ne è stato un altro esempio, cioè la proposta di dare delle agevolazioni che raggiungono fino al 110% per le ristrutturazioni. Cioè, ci sono talmente tanti incentivi o aiuti che stanno uscendo, secondo me, per cui vale la pena stare con le orecchie ben tirate. Questo dei DPI, sistemi, dispositivi di protezione individuale, può essere una cosa, come c'è anche la Cassa Depositi e Prestiti che concede i finanziamenti d'emergenza per la pandemia, se non mi sbaglio, anche loro a tasso zero, adesso non vorrei ricordarmi male, insomma. Tutto qua. Ecco, questo vuole essere C'è uno semplicemente spettro di possibilità. vuole essere un ulteriore stimolo per dire sì, benissimo. Speriamo arrivino gli aiuti a fondo perduto perché saranno un aiuto importantissimo per tutti, a mio modo di vedere. Ci sono altre, secondo me, possibilità, ok? Altre alternative. C'era un bando anche regionale che è scaduto però il mese scorso, ok? Per il sostegno alle start-up. Okay. Mi viene da dire come Zaia durante un'intervista, sì, non facciamo come quello che diceva che non poteva andare in spiaggia perché c'era una catena, quando si poteva semplicemente saltare. Le maniere di insomma, le sappiamo tutti, le possiamo Chiaro. trovare, ecco, questo intendo. No, possibilità infatti ce ne sono. Io credo che più c'è condivisione, ma anche più interesse,
Io credo che anche lo scopo di chi ci lavora, come da dipendente all'imprenditore, è quello di apportare anche delle soluzioni. A me piace dire solo una cosa, e non voglio essere impopolare, però io è una cosa che penso e ci tengo a dirla. È stata chiesta una chiusura forzata, questo sì, però io voglio vedere se non ci fosse stata la chiusura forzata, quante persone comunque, come hai detto tu prima, sarebbero andate allegramente al ristorante sapendo di poter contrarre un virus. Quindi io direi che in questa fase qui, più noi abbiamo appunto a disposizione, io ad esempio credo che tantissimi hanno scoperto in Vitalia solo grazie a che poi hanno nominato Arcuri e poi hanno scoperto che prima lavorava lì, ma se no la maggior parte delle persone non sapeva neanche forse che esisteva in Vitalia o altre cose. Poi chiaro, noi possiamo fermarci a solo il fondo perduto, solo il MES, però guarda tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilità, chiaramente tu non stai dicendo sì, tutto funziona. Però già sette possibilità in una slide, e qui non hai parlato di fondi perduti, non hai parlato di messe, non hai parlato di prestiti al 5%, quello che stanno facendo. Quindi. No, dipende, difatti faccio cioè andare, c'è un programma appunto di Invitalia che per la maggior parte delle necessità di una nuova azienda, una nuova startup, ok, può rifondere fino al 75% degli investimenti, ok? Quindi ci sono varie maniere, eccetera, o fatture già pagate oppure no, eccetera, eccetera. Quindi sono varie opzioni. Fondi a tasso zero istituibili in 8 anni. Quindi, come anche ci sono varie banche che hanno piani di incentivo per le startup o per le aziende. Lo dico perché lo so da parte di una mia cliente, dove i fondi di ristrutturazione per le piccole aziende hanno un tasso molto agevolato, molto agevolato. Adesso non so in quanti anni sia restituibile, di sicuro magari di più di 6. Per cui, nel Grazie. senso, è meglio avere come dire, un prestito ad un tasso un po' più alto, però molto più lungo. È bene avere un tasso basso, però un tempo più stretto. Questo dipende dalle realtà, eccetera. Ripeto, il mio è solo un pensiero. Ecco, dopo ognuno fa le sue considerazioni. No, no, concordo, infatti qui anche scrivono giustissimo, quindi vuol dire che è una visione condivisa. Noi dobbiamo capire che, a me quello che hanno detto prima, effettivamente, adesso non so se è ancora online, io lo penso. Sono intanto 2 mesi, cioè io dico, se a dicembre siamo ancora così, allora magari lì uno dice, ok, però io penso anche in questo caso qua, togliamo per un attimo, perché uno può dire, Diego, tu parli, ma non sai cosa vuol dire fare l'imprenditore. Benissimo, io sono un essere umano, sono anche un papà. Devi avere la coerenza e la lungimiranza di poter pensare che arriverà anche un momento di crisi. Cioè, se io dai nostri piccoli, cioè se ti fai un mutuo o un investimento più grande di te o che va al limite della tua soglia, cioè le potenzialità ci sono, però dobbiamo stare attenti anche noi a reagire, anche a quello che dicevamo prima, anche possiamo reagire anche chiedendo dei capitali a prestito sotto varie forme, perché magari, come hai detto tu, i restaurant bond, io ad esempio questo qui con il più interesse non li sapevo. Ho visto tanti restaurant bond che magari compri adesso per una cena futura, però questo qui è interessantissimo. Il famoso alla fine value for money è una formula che forse negli hotel non esisteva o nei ristoranti non esisteva, però quante volte capita che vai a comprarti la lavatrice e ti dico, guarda, se vuoi ti diamo anche, se fai il finanziamento, il telefonino. È un po' la concezione di dire spendi X e ti do non soldi, ma ti do valore per quello che stai spendendo. Ed è una cosa che tantissimi hotel, ad esempio, stanno pensando per quanto riguarderà le riaperture, soprattutto quelli che parlavano prima dell'extra lusso, di non abbassare le tariffe, perché qui il problema non è un problema di tariffa, di prezzo, è un problema proprio di domanda. Quindi l'idea qual è? Tieni la tariffa uguale e magari dai dei servizi aggiuntivi. Se prima avevi la cena esclusa, dagli la cena inclusa e quindi tu fai lavorare il tuo personale internamente. Se prima nella tariffa magari non davi il transfer dall'aeroporto, includilo, quindi dare un po' più di possibilità al cliente, ed è quello che dobbiamo fare anche noi, diciamo, in questo periodo qua, cioè siamo fermi, dedichiamoci ad altro, troviamo soluzioni alternative. Quanti magari se in Vitalia che esisteva prima potevano avere accesso magari a capitali,
poter fare degli investimenti, quindi non dico nei momenti di crisi, ma proprio per far crescere ancora di più la propria azienda, e non l'hanno potuto fare perché magari non lo sapevano, non perché non l'avevano accesso. Sì, assolutamente. Poi secondo me una cosa essenziale è appunto quella della pianificazione, nel senso bisogna avere bene idea di quelli che sono partendo da una proiezione, varie proiezioni di ricavi, di revenue, andare ad analizzare riga per riga quelli che sono i costi. Mettendo in dubbio anche eventuali fornitori che magari avevamo, eccetera, che magari ci davano credito solo per 30 giorni, non lo so, andando ad analizzare quelle che erano anche le utilities, cioè le utenze, esattamente quanto ci costava il lavaggio, l'affitto della tovaglia, quanto ci costa il labor cost per la sanificazione, dei locali. La proiezione in base ai vari scenari di quelli che saranno appunto di quello che può essere il money necessario per, come dire, dare la qualità e il livello di servizio che ci siamo prefissati di dare a un cliente in base alle nuove aspettative, ok? E soprattutto flessibilità, flessibilità, flessibilità. Mentale, soprattutto, secondo me. Infatti qui dicono Veronica dice la comunicazione, insomma, comunque bisogna riflettere tanto sulle modalità con cui comunicare con i viaggiatori, è proprio difficile e delicato. Ad esempio, l'insistenza sui sistemi di sicurezza messi in atto non potrebbe essere vista come un ulteriore stress. Si parla tanto di controlli alla partenza, certificati di salute, insomma, potrebbe essere una comunicazione controproducente se fatta male, soprattutto ad esempio l'Italia fa parte di quella rigida. Se l'Italia fa parte appunto di quella rigida e altre nazioni magari sono più moderate. Io questo ad esempio penso che sia una cosa importante, cioè il trasmettere deve essere fatto con criterio. Faccio un esempio su sul portale che abbiamo creato, questo famoso Hospitality Innovation. Con Derek, che è l'unico titolo, voi non troverete quasi nulla legato al momento. Sì, digitalizzazione, periodo, io scrivo periodo particolare, perché? Perché non dobbiamo limitarci a questo e non dobbiamo far pensare che noi cresciamo e viviamo e nasciamo solo in questo periodo qua. Ugualissimo un hotel. Io, ad esempio, vedo che il dire in maniera troppo palese noi siamo COVID-free, non credo che porterà a un incremento del. Perché? Perché magari uno lo va per scontato, in più non devi dare questa forma quasi di stress. Lo stress chiaramente il cliente lo potrà percepire all'interno, penso che chiunque sia consapevole del fatto che arriverà dovrà avere la mascherina, questo è poco, però io vedo che tanti lo stanno iniziando a fare. Noi siamo diventati un hotel completamente COVID-free. Io non ci andrei lì, perché non so, mi dà questa forma di troppo, un troppo. Io Sì, deciderò di beh. andare quando mi sentirò tranquillo di andare, io la vedo così. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. L'importante è giusto dare una rassicurazione, insomma, che l'ambiente è sanificato e appunto si seguono delle procedure stare sicuri i clienti e anche i lavoratori, punto. Cioè, dopodiché stressarlo, sono d'accordo. Porta a nulla. Anche no. Che dici, Diego? Abbiamo parlato troppo? Io vedo ancora un po' di persone, La quindi smettiamo? Sono qua sette e no, mezza, ora di cena. qua dicono, qua c'è ancora bene. Mi permette di dire una cosa, qua Antonio, ricordiamoci che tutti questi debiti per la cassa integrazione che l'Italia sta facendo per aiutarci sono sempre debiti che dopo toccheranno di pagare per il futuro. Quindi credo sia giusto reagire con un'ottica di contribuire, trovare soluzioni alternative e non pensare che sarà tutto come prima. Bravissimo. Questo è fondamentale. A volte, per un attimo, ribadisco, ma ci tengo a dirlo, non è un discorso politico, però il dire Conte dai soldi, date soldi, date soldi, sembra quasi che i soldi arrivano così, cioè i soldi che noi stiamo dando da dovunque li troviamo sono soldi giustamente a debito, quindi bisogna fare un attimino un po' di attenzione anche a come e in che misura devono fare, quindi più soluzioni alternative noi troviamo, meglio è. Io la credo così, se una app a un ristorante
se riesce a conservare quattro posti di lavoro, anche se ne fa perdere due, è meglio avere quattro posti conservati che averne sei chiusi. È così. E sta al personale anche, secondo me, anche un po' reinventarsi e essere un po', come hai detto tu, un po' più flessibile, ma non per volontà, ma perché è così e quindi non vedo una strada diversa. Io, ad esempio, vorrei sapere in questo periodo qua di chiusura, quante aziende stanno facendo formazione online o stanno facendo dei dibattiti come stiamo facendo internamente. Chi lavora in qualsiasi azienda sa che la formazione effettivamente costa, ma non è tanto un costo economico, è proprio un costo di hour consuming, come viene detto, perché devi avere il personale lì, devi chiamarlo lì, magari tanti saltano il giorno di riposo, devono dedicarsi lì. Chissà quante aziende in questo periodo stanno facendo formazioni. Io, ad esempio, so che chi più, chi meno, chi meglissimo, le scuole hanno reagito bene, le singole scuole hanno reagito a questo periodo perché si sono reinventate in brevissimo periodo. E tante aziende, non credo che anche nella ristorazione, che stanno reagendo. Sì, qualcuno ha fatto, come hai detto tu, il food delivery, ma forse lo facevano già. E anche lì ti viene da farti una domanda sulle alternative. E perché non poteva essere fatto prima? Perché tu, cucina gourmet o stellata, mi dicevi che dovevi venire da me per assaporare l'esperienza e adesso riesci a fare il delivery? Mi stavi dicendo una bugia prima o era un'occasione perduta che avevi prima? Perché forse grazie anche a questo potevi vivere 2 mesi di stop in maniera più tranquilla, perché sapevi anche l'incremento del... Io la vedo così, cioè, sapete come dicono, no, che put your egg in one box non funziona. Forse dovremmo essere stati anche bravi noi un po' prima a reinventarci a livello anche proprio come proposta gastronomica. Sì, chi si ferma è perduto, dicono, no? Sì. Sì. Tu ce l'hai ancora quell'altra che così dopo facciamo, perché effettivamente sono già le 7:30, e quell'ultima sulle proposte future che avevi, l'ultima slide. Intendi qual era? No, in avanti, verso la fine. E questo ci dà anche Questo. spazio. No, l'altra, quella verso la fine, forse prima dei saluti. Ah no, allora l'ho persa. No, C'era una basta. che parlava del food delivery. No, c'era Eccola qua, questa. forse era quella. Oh, forse l'ho persa. Ma che O appunto forse tra parlavi della le... personalizzazione. Sì, tra le possibili scenari futuri, appunto a livello ristorativo, e qui andiamo un po' più magari sul concreto, è quello di ampliare la propria offerta. Io credo che questa sia la base di partenza, per anche riuscire a... Alcuni locali, alcune realtà effettivamente non sono portate per magari un food delivery, o questo mi rendo conto perché me ne rendo conto Sì, sì. e non è la soluzione a tutto, chiaramente non può essere la soluzione a tutto, però Basta magari quello che dico io, Diego, è che basta essere consci, secondo me, quindi di fare attenzione al momento in cui si può rientrare nel mercato, intendo dire. Se quindi non fai food delivery, se quindi non ti viene il 1º giugno, quando in teoria dovrebbe essere, non vuoi rientrare. O comunque sia, la tua struttura, secondo te, è fatta in una maniera in cui non puoi fare food delivery, non puoi avere distanziamento, eccetera. Quindi o ti reinventi e crei un qualcosa di nuovo e di diverso per cui ti adatti al momento del breve termine, o altrimenti devi pianificare, secondo me, di come sorpassare il breve termine e arrivare nel medio e nel lungo. Quindi trovare una risorsa di capitale fresco che ti permetta di arrivare fino a quel periodo in cui tu ritieni giusto rientrare, diciamo, nel mercato, facendo le dovute considerazioni, ovviamente, che o perderai fette di mercato, o perderai quindi clientela, cioè sono vari ragionamenti da fare. Questo, chiaro. A me sento secondo me. di così possiamo anche, tra virgolette, anche salutarci. È questo quello che a me è piaciuta tantissimo questa discussione e credo che dovremmo farne un'altra perché l'interesse c'è, magari la impostiamo anche a proprio a chiacchierata, perché forse una cosa, infatti vedete, stanno dicendo Veronica, dice che è vero. Una cosa che forse mancava è una trasparenza di opinioni. Infatti tu non hai detto soluzioni, non hai fatto critiche, niente, ma abbiamo aperto uno spazio alle possibilità che ci sono. Tante
tanti di noi si stanno rendendo conto che anche le date che ci vengono date è tutto, e chiaramente siamo vittime. Diceva prima Veronica, se chiudono gli aeroporti, tu puoi fare tutto quello che vuoi, insegnare ai tuoi dipendenti a parlare il tedesco, i tedeschi non ti arrivano. Questo è vero. Però sta anche a noi magari considerare un po' quello che avevamo prima, e non posso credere che anche una città come la nostra, a forte vocazione turistica, abbia strutture, non parlo magari degli hotel che forse è un po' scontato, noi lo sappiamo, l'italiano, la clientela italiana è un po' restia al ristorante d'hotel, noi è una cosa intrinseca nostra, però non è secondo me umano pensare che la maggior parte delle persone residenti qui preferiscono venire a cena a Mestre invece di andare a cena a Venezia. Ed è secondo me una cosa che ci dovrebbe far riflettere. Come hai detto tu, perché, ok, una città che ha le sue peculiarità, delle sue difficoltà. Ho visto l'altra volta su Facebook un gruppo di ragazzi che hanno aperto questo canale Facebook per il delivery, ad esempio, no? Che sta avendo un successo importante, no? E loro sono dei ragazzi, chi della ristorazione così, io dico, ma perché anche prima non facevamo il delivery in una città che ha una presenza effettivamente di persone residenti anziane importanti, che hanno delle difficoltà legate ai ponti e tutto? Quindi io dico, sembra che quasi adesso stiamo mettendo dentro tutto, stiamo mettendo dentro tutto, 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 e quante cose potevano essere fatte prima. L'esempio siamo noi adesso, io non vi nascondo che questo sogno ce l'avevo da tanto. Ma non, a parte il tempo, però se non avevo tempo di creare il portale avrei pagato un qualcuno, io ero già deciso a questo, ma forse non eravamo pronti. Chi di voi sarebbe rimasto alle 7:30 o nel giorno libero oggi a sentire parlare due persone o a decidere di essere formato online? E questo forse ci ha dato una scossa nelle difficoltà, a volte si scorgono delle opportunità. E io credo che questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare. Più idee portiamo, più idee apportiamo e più soluzioni probabili. Magari su 20 idee abbiamo mezza soluzione, ma è sempre meglio di avere 20 critiche che non portano a nulla. Io la penso così, Derek, che chi Si chiama saluta anche backpacking. così, no? E basta, insomma. E Bene. noi credo che abbiamo questa resilienza. Io volevo ringraziare tutti i partecipanti, a parte qualcuno che anche educatamente ci ha salutato in tempo. E questo siamo con Derek, abbiamo aperto le porte a questo nuovo capitolo di Hospitality Innovation, che è formazione, perché questo scambio di opinioni è formazione, però avete visto una formazione un po' più aperta, fatta come discussione. Avevamo dei dubbi anche con Derek, diciamo, ma la facciamo, proviamo, proviamo, al che va rimaniamo io e te, ci salutiamo e creavamo una chat online. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti, vi ricordo domani è come sempre l'appuntamento, vediamo se funziona. Domani sempre una chiacchierata, domani siamo con Roberto, quindi anche con lui andiamo a parlare di quello che è la ristorazione intesa a modo suo e a modo nostro, quindi invito a tutti a partecipare, sarà con le stesse modalità, quindi aperta, quindi domande, e spero che vi sia piaciuto l'intervento, a me tanto Derek, quindi io ti inviterò sicuramente a farne un'altra, scegli tu Per una l'argomento. bottiglia mi inviterai, Eh? vero? Per una Anche. bottiglia? Anche così, hai visto, no, l'importanza della bottiglia d'intesa live. E un saluto a tutti, grazie Derek ancora e buona serata a tutti quanti. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao.